Allora, io sono Marco Scrone, signore e signore, e bentornati in questa nuova puntata della Ultima Mod, il pacchetto con un sacco di mod nuove per la 1.10, dove il vostro MK esplora. Perché ho fatto col destro, guardate qua l'ascensore, ma quanto è bello. Marco, dirò, vediamo se riesco a cliccarci. Non ci riuscirò mai. Bedrock, signore e signore, guardate qua. Mamma mia, che cazzo di figata. E questo qui è un piano nascosto sotterraneo dove metterò delle cose. Adesso, cioè, per ora lo utilizzeremo per la cyberware, come avete sicuramente letto. Ho fatto anche il piano del tetto, come potete vedere, e ogni tanto tira delle laggate perché sto costruendo a cazzo di cane, è vero, lo ammetto. No, ho troppi spawner, ho troppa merda, voglio morire. Esatto. Prima però di vedere un attimo la cyberware, di andare avanti con la cyberware, volevo andare a vedere se l'extra utilities ha messo l'ethereal glass, che è quello che voglio io. Come si fa la moonstone? Ehi, come si fa la moonstone, amico mio? No, dai, dimmi come si fa. Perché non me lo dici? O forse già ce l'ho, vediamo. No, non ce l'ho. Ok, prendiamo questo. Sì, buongiorno. Pagina. No. Che brutto, ragazzi. Poteva fare qualche cosa di un pochino meglio. Scusa, un pochino. Oh, no! Allora, sapete che vi dico? Mentre voi rimanete qua, io vado a vedere Moonstone Extra Utilities 2. Ok? E lo facciamo in diretta. Vediamo un po'. Extra Utilities, non c'è cazzo. The hell is this thing? That's Moonstone. What the fuck? To random replace stone and drops cobblestone on a moon shard. Ragazzi, però cazzo, se il quarry e il digital miner non l'hanno presi. Ah, vuoi vedere che l'extra utility si è aggiornata successivamente? Probabilmente il glass in a fable, non lo sappiamo, è reversal, non lo so, sono molto triste. Dunque, cosa facciamo oggi? Come avete detto dal titolo, facciamo un po' di cyberware, ma avete chiesto tantissime volte, siete stati quasi soffocanti, quindi andiamo a farla, ragazzotti, ningun problema, la mettiamo qui. Sono contento che vi è piaciuta, è una bella mod, interessante. Tra l'altro adesso vediamo qualche altra caratteristica. Io questa zona non la sto costruendo, cioè adesso ci metto delle robe, ma non sarà per sempre, perché so perfettamente che sto costruendo tutto su un unico chunk. Voglio spostarmi, voglio trovare un modo per teletrasportarmi senza andare nell'inventario, nella nave, quello che ti teletrasporti, insomma. Quindi ritorniamo giù. Questa cosa è una figata. Ok, e adesso andiamo a mettere il nostro crafting grid proprio qui. Tadan, che funziona meravigliosissimamente. Quindi, cyber, guardate la robetta. Ma soprattutto, noi non sapevamo, cyber, non so se si è aggiornata o tutte cose, che c'è questo coso fighissimo qui, che per farlo ci vuole però un cyber occhio. Occhio per dente, no, com'è, guarda, cyber occhio. Non so se proprio fosse così, va bene. Allora, qui dentro c'ho tutte le cosine della cyberware. Mi manca qualcosa, eccolo qua, il component Antonio Calabro. Allora, andiamo a mettere questa e questa, yes, perfetto. Poi qui abbiamo il nostro coso engineering, ci mettiamo questo qui così mi fa vedere le cosine dentro, e d'altra parte ci dovrebbe essere, non c'è, come si chiama quel coso che tiene le recipe, ragazzi, fammi un attimo vedere. La surgery chamber, no, la cyberware engineering table, no, eccolo qua, il blueprint, sì, mi ricordo di averlo preso, eccolo, lo vedi? Bim 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 bim. Quindi ci serve ad occhio, ci serve un occhio. Andiamo a cercare cyber occhio. Questi sono uguali? No. Cyber occhio, non c'è l'occhietto. Andiamo a prendercelo da noi. Va bene, ok, ovviamente dobbiamo mettere la paper. Questa già l'abbiamo vista, ragazzotti, se non ve la ricordate andate a vedere da qualche altra parte. Ecco qui il cyber Antonio Calabro. In questo modo posso fare degli occhietti bellissimissimi oppelà con queste cose qui. E quindi, signore e signori, possiamo andare oppelà
a fabbricare questi cyberware scanner che, se non sono un pirla, vanno ad energia. No, non vanno ad energia, sono un pirla, non vanno ad energia davvero. Sugar, vediamo un poco, mettiamo dentro questo. 19 minuti, minchia, guardalo, guardalo. Offuscating the quick metrics, ci stanno tutte cose scritte strane. No dai, installing child elements, ma cosa? Removing micro translation, ma che diavolo, what? Sapete che vi dico? Mi sono proprio rotto il cazzo da aspettare, raga. Cioè, è passato un botto di tempo, proprio un botto di tempo. E a sto punto, visto che c'ho un sacco di roba, io farei proprio così. E chi si è visto, tac, vedi, eccolo qui. Poi facciamo tac, che ti serve a te? Ti serve due fiber ottiche e 4 sense. Queste qui sono i sense e le fibre ottiche, non ho idea di dove siano, sono queste. Tac, ragazzi. Tac. Perfetto, perfetto. Sapete che in svedese tac significa grazie? Non lo sapevo neanche io, però l'ho scoperto successivamente. Allora, andiamo al piano terra. Intanto mi prendo un modulo della fame, oppela, e poi mi voglio prendere questo, così mi fa un effetto di rigenerazione e mi ovvia quel brutto problemaccio del dolore post-operatorio, perché non so se vi ricordate la prima puntata, effettivamente era un bel casino. Quindi la mettiamo qui e dovremo avere per sempre un bel effetto di rigenerazione, signori. Allora, occhio, togliamo l'occhio umano, togliamo l'occhio umano, perfetto, e mettiamo il cyberocchio. Insieme al cyberocchio mettiamoci la distanza e dice che non abbiamo la produzione di energia, d'accordo. Ora andiamo a vedere quest'altro qua, la Seed the Dark. Questo qui, il bioreactor, non me lo dice. Sea Underwater, ok, questi sono per vedere e quindi vanno tutti nell'occhio, se non sbaglio. Età, che figo, che costano pure poco, d'accordo. Poi abbiamo l'Ultra Dense Capacitator che va dice lower organs. Oh, eccolo qua, perfetto. No, non me lo voglio togliere il coso, ce lo mettiamo, però non me lo voglio togliere. E infine non ce n'era un altro, mi sbaglio, questo qui che incrementava l'health e va nel bone slot. Il bone slot dovrebbe essere questo. Yes. Oh, raga, là, 69 su 100 è buonissimo. Il problema è che non abbiamo energia. Non credo che questo ricarichi gli RF di quello, ora che ci penso. Quindi da qualche parte io ho fatto il metabolic generator, eccolo qui. Eccolo qua, metabolic generator, c'ha la fame in pratica. Quindi andiamo a metterlo nello stomaco, I think. Yes. E signori e signori, anche se non credo. Oppela, vediamo che succede. Attenzione, siamo totalmente al buio. Non ho chiuso la porta e quindi sono un coglione. Che figo! Sì, salve. Ehi. Pronto? Ma ragazzi, sto... Stone, aiuto! No, sono diventato cieco di nuovo, un'altra volta. Però ho dei cuori in più. Ragazzi, ci sono? Ci sono riuscito? E adesso ci riproviamo. E questa volta andrà bene. Oh, yes, guardate qua. Mi sto ricaricando. Sì, signori.
Mi sto ricaricando e sto. Adesso sta scendendo, poi sale, poi scende. Vediamo un pochino qua. Vediamo se va più veloce. Questa cazzo ti ricarica molto più veloce. Signori, è una figata. È una figatissima. Adesso vi spiego tutto quello che ho. Andiamo un po' sul tetto. Allora, spero che sia giorno. Speriamo che sia giorno. No, sono uno stronzo. Piano terra, per favore, grazie. Molto gentile. Sì, grazie. Ok, è giorno. Allora, innanzitutto io mi ricarico anche con l'energia solare. Esatto. No, come si faceva così, certo devo cambiarlo un pochino. Questo qui è Lud Jack, ok? E si è impallato tutto quanto, no, ok. E adesso è disattivo, così diventa attivo e sopra ci mostra la nostra energia. Quest'altro è il Neural Contextualizer. In pratica, signore e signori, se noi facciamo così. Aspetta, se noi facciamo. Mi serve una pala. Per fare questo esempio, a Marcus Crohn serve una pala. Shovel, eccola qua. Se noi abbiamo una pala nell'inventario, però. Ma non funziona. Ma sarai stronzo? No! È rotto! Oppure ho sbagliato e ho preso quello che non volevo. No, era bellissimo! No, ragazzi, è una merda! Non era questo, scusami. Neural Contexters. Eccolo, 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 eccolo! Sono io che sono la pippa, vediamo. Eccolo! Eccolo, fantastico. Mamma mia, che meraviglia. E adesso con l'ascia sul. E ti mette il piccone. Signori, scegli il tool migliore per il blocco che stai per minare. È fantasticissimo. Poi abbiamo, e lo vedete benissimo, la Night Vision. E però non vedo i due cuori in più. Dove sono i miei due cuori? No, non ce l'ho messo. Non ce l'ho messo. Andiamo a mettercelo immediatamente che quei due cuori li volevo. Non so perché, sinceramente. Però li volevo. Sono davvero, davvero fighi. Poi che altro abbiamo? Andiamo a vedere un attimo. Tra l'altro, alcune cose le possiamo mettere più volte. Tipo questi due che hanno fatti due apposta. Human Bone, eccoli qua. Questi qui ci danno Increase Health, ok? Che ne installa 5. Ne possiamo installare 5. Allora, io che cosa ho messo? Ho messo la Night Vision. Vediamo così che facciamo prima. La Night Vision, il Sea Underwater e lo Jack. Mi sono scordato di rifare, perché ho dovuto usare un comando per togliervelo dal cazzo. Dove sta? Eccolo qui. Il Distance, che è due fibre ottiche. Dove sono le fibre ottiche? Fibre ottiche, molto bene. Quattro Synthetic Nerve. Eccole qua. E voilà. Ne posso installare più di uno? No. Che paura, la miciotta. Abbiamo pochissimo, pochissimo coso, pochissima tolleranza. Oh, non dà fastidio questo qui. Quindi dovremmo uscire da qui con lo zoom. Aio. Yes. E dei cuori in più. Vediamo un po' adesso che mi rigenera che cosa succede. Oh. Sì, abbiamo un cuore, yes, bellissimo, fantasticissimo. E adesso vediamo come funziona lo zoom. Zoom. Molto bene. Ancora più zoom. Oh mio Dio, ancora più. Merda. Ragazzi, ci abbiamo quattro cuori in più. È una figata. È davvero una grossa figata. A questo punto, io direi che non resta altro che fare una cosa. In realtà speravo che l'effetto fosse migliore, mi sono messo la bicicletta nel coso, il giacchetto da bikers e gli occhiali, credevo che fosse una citazione a Terminator 2, ma si vede davvero molto poco, però è figo, dai. E volevo fare un braccio cybernetico, però vuole 25 di tolleranza e non ce l'abbiamo, ragazzi, preferisco di gran lunga avere queste gran figate di optional, che vi ricordo. Vediamo sott'acqua, vediamo al buio, abbiamo lo zoom, abbiamo l'HUD, abbiamo il corretto uso del tuo strumento, ma soprattutto abbiamo quattro cuori in più. Quindi uno spettacolo, ce ne stanno di altre, ma non si possono utilizzare perché la mod non è OP,
ti fa scegliere quale vuoi. Quindi io preferisco queste, perché tutte le altre, quelle fisiche, sinceramente ci sono altre mod più degne di nota. Quindi signore e signori, questa qui era la Cyberware, questa era la Ultra Mod, io sono Megappola e ho finito le cose con questo. Bella per voi, ciao!